La Dolomiten Cup torna nelle mani dell'Augsburg. I bavaresi sono riusciti a bissare il successo dell'anno scorso. Giunto alla nona edizione, il torneo pre-season organizzato dagli Youngus Egna si è confermato competizione consolidata di livello internazionale. La finale quest'anno di marca tutta germanica ha regalato spettacolo ed emozioni. L'Augsburg ha battuto per 3-1 lo Schwenningen, allenato da Stefan Mayer. Alla Virtua Arena di Egna, davanti a 1200 spettatori, le due squadre si sono date battaglia alla cronaca. A passare in vantaggio è stato proprio l'Augsburg dopo appena 35 secondi di gioco, grazie a Mike Connolly. I ragazzi di coach Stefan Mayer, nonostante lo svantaggio iniziale, hanno cercato di reagire, reazione però che si è rivelata improduttiva. Tutto si è deciso nella terza frazione, quando i Panther sono andati a segno a ripetizione grazie a una doppietta dello scatenato Dan da Silva. L'unica marcatura dello Schwenningen è stata siglata da Philipp Schlager. La partita è stata vibrante, entusiasta. Il pubblico che ha seguito e sostenuto le due formazioni, unico neo dell'evento, la mancata partecipazione di squadre altoatesine. Tre mesi fa il Valpusteria ci ha detto che non potevano partecipare, era troppo presto per loro. Il Bolzano era nella Champions e per cui stavolta abbiamo fatto la Dolomiten Cup senza partecipazione italiana. Siamo arrivati alla nona edizione e ormai siamo arrivati al punto che le squadre ci domandano di poter venire a partecipare e possiamo scegliere. Ci abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo messo tanto, siamo arrivati al punto che adesso abbiamo la scelta.